Grande riscontro a Lanciano per l'iniziativa Il Carnevale di Liborio, ideata e promossa dall'agenzia Scribo e dallo scrittore Remo Rapino e realizzata con l'adesione del Comune di Lanciano e con la collaborazione del Consorzio Le Vie del Commercio. Più di 40 le attività commerciali del centro cittadino che hanno accettato l'invito di esporre nelle loro vetrine uno o più simboli che potessero riferirsi al Liborio. A poco Lanciano si è riempita di girasoli, di pietre, come quelle che Liborio mette in tasca per esorcizzare la paura di essere trascinato via dal vento, di vecchi cappotti, di valigie, di copie del libro Cuore, tutti elementi che contraddistinguono Liborio. L'iniziativa non è nata come un evento carnacialesco, ma ha l'intento di celebrare l'orgoglio lancianese di avere un concittadino vincitore di un premio prestigioso come il Campiello e di fare di Liborio un modello, una metafora del vivere e del pensare, una chiave per continuare nonostante i tempi bui e tutt'altro che sereni. Liborio ormai cammina sui più diversi sentieri, dalle proposte abbastanza concrete di riduzioni teatrali, alla lettura di passi del libro da parte di grandi attori organizzati dalla Minimum Fax, ma anche a livello regionale organizzata dall'agenzia Scribo delle sorelle Giuseppina e Nicoletta Fazio, le quali hanno pensato con molta creatività, devo dire, a questa idea di un Liborio Carnevale che coinvolgesse i commercianti della città. Io sono stato molto contento, sorpreso anche dalla risposta. Ieri sera sono stato in una piadineria perché hanno inventato una piadina di Liborio con salsicce di fegato e verdure, e poi ho visto anche le risposte dei commercianti, alcune molto anche commoventi, perché hanno detto di essersi sentito molto aiutati in questa situazione molto difficile per loro, perché Liborio ha dato una mano, insomma, a riprendere speranza anche per il futuro. Quindi ho visto poi le vetrine molto belle, creative. Adesso stiamo raccogliendo le foto che poi saranno messe sui social, vediamo l'uso che se ne fa. Però è stato bello questa corrispondenza, per cui sono queste vetrine col cappotto, i girasoli, le pietre. Insomma, Liborio è diventato uno di noi, è diventata la città, ma direi anche di più, è diventato la vita di ognuno in qualsiasi posto del mondo. Di questo sono molto molto contento.